Pensa a te, guardate com'è conciata male questo pesce. Mamma mia. Eppure vedete che ha mangiato, eh? Buono. Vai. Io non so se te la cavi, però aspettate che mi sposto un attimo, qui c'è troppo rumore. Ok, allora avete visto? Beh, il collaudo non era quello che speravo per questa canna, comunque fibra spin collaudata, perlomeno un pesce l'abbiamo portato a riva. Due parole ancora sulla canna, poi dopo parliamo del pesce, di perché, ma ve l'ho già spiegato, perché non l'ho guadinato. La canna poi la proverò. La canna è venuta benissimo, come vedete la curva è perfetta, gli anelli sono distribuiti bene, il primo anello è alla giusta distanza, c'è tutto, l'impugnatura è bella salda. Adesso l'ho provato con un Mitchell full control. Ok, quindi della canna sono soddisfatto. Ovviamente non è la pesca per cui è stata progettata, è stata pensata, è stata ristrutturata, però me la faccio andare bene per il periodo. Adesso non ci sono pesci attivi da pescare a spinning, aspettiamo momenti migliori per provarla. Inviterò il proprietario a fare una pescata insieme a me ad Aspi e la proveremo lì a spinning più avanti. Però pesce, avete visto, non ho provato sotto riva perché sotto la corrente non sentivo niente, ho provato sotto riva e ha mangiato quella carpa disperata, conciata malissimo. Appena me ne sono accorto, visto che c'era la possibilità di scendere, non l'ho guadinata e l'ho liberata direttamente in acqua. Quando vi capitano queste situazioni, non fategli toccare la rete del guadino, perché rischiate poi di infettare altri pesci. Ve l'ho già detto più di una volta, mi raccomando ragazzi, collaudo fatto, adesso cambiamo canna.